Clemente per giungere a una soluzione. Fantini ha ragione. Erano altri tempi. Non esistevano ancora i protocolli investigativi attuali, né tantomeno quelli di archiviazione. Per esempio, il fascicolo del primo omicidio, quello del 1971, oggi è andato smarrito. Inoltre, non si collaborava con psicologi e psichiatri. Ancora non esistevano le procedure di profiling dei serial killer. Si lavorava più con l'intuito che applicando procedure standard. Il DNA, per esempio, fa il suo ingresso nella giustizia italiana solo nel 1993, quando i mozziconi di sigaretta trovati sul luogo dell'attentato al giudice Giovanni Falcone vennero inviati all'FBI per essere analizzati. E gli omicidi fin qui emersi cadono in un arco temporale che va dal 1971 al 1985. Vennero tuttavia vagliate moltissime ipotesi. Il cliente colpito da raptus, la già citata vendetta interna al mondo delle prostitute, il delitto passionale, una rapina finita male, l'emulazione, oltre a quella, ovviamente, del killer seriale. Si cercano schemi, somiglianze, correlazioni. Un gruppo di vittime è stato assassinato a colpi di arma da taglio e sgozzate. Su alcune l'omicida si è addirittura accanito dopo il decesso. Altre invece sono state soffocate con un collan o un legaccio. Alcune assassinate in auto, altre in casa, altre ancora in un campo di gran turco o nelle notti di pioggia. È uno solo il mostro? O sono almeno due? Uno che accoltella e squarta e l'altro che strozza e soffoca. Quali omicidi devono essere esclusi, alla luce degli indizi, dall'elenco attribuibile a una sola mano? Ed esiste davvero un killer seriale? O c'è stata solo un'agghiacciante serie di misteriosi delitti commessi da più persone? I casi si sovrappongono, le piste si confondono, ma nel capoluogo friulano si vogliono delle risposte che non arrivano. E si diffonde sempre più la paura, il timore di convivere con un fantasma che può colpire quando e come vuole. Sono Francesco Migliaccio e siete in ascolto di Demoni Urbani. La nostra storia di oggi è dedicata al killer di Udine. Certo, ammesso che il killer, l'uomo senza volto che dà il titolo alla nostra storia, fosse solo uno. È il 25 febbraio 1989. Mentre le truppe russe si ritirano dall'Afghanistan, in Italia si conclude il processo d'appello per la strage del rapido 904, uno degli eventi antesignani dello stragismo mafioso dei primi anni 90. 4 anni sono passati dall'ultimo delitto di Udine. 4 anni di silenzio. Che fine ha fatto l'assassino delle prostitute? Si domanda la gente del posto. Forse è andato a vivere da un'altra parte, o è in carcere per qualche reato. Forse ha finalmente smesso di uccidere, oppure è deceduto, tra le lacrime dei parenti ignari. Purtroppo, invece, attendeva solamente il momento giusto per tornare a colpire. Marina Lepre, insegnante elementare, 40 anni, separata. Ha una figlia di 9 anni, Fedra, e vive con il nuovo compagno a Cividale del Friuli, un comune non molto distante dal capoluogo. Una sera, quella sera, viene vista all'ospedale di Udine, secondo alcune testimonianze, per farsi medicare una lieve ferita al mento. Poco dopo è notata salire a bordo di una Fiat nei pressi della stazione. Da quel momento se ne perdono le tracce, almeno fino al rinvenimento la mattina successiva sul greto del torrente Torre, nella periferia nord della città. Assassinata. Sarebbe stata uccisa, secondo i primi riscontri, una decina di ore prima, con diversi colpi di arma da taglio. Ma non basta. Perché, macabro dettaglio, l'addome della donna presenta una profonda incisione sul ventre, a forma di S. Un taglio netto e preciso, chirurgico quasi, dallo stomaco al pube. Una firma, forse? Un segno lasciato dal suo assassino?
Polizia e carabinieri indagano. Tra questi c'è il friulano Eddie Sanson, carabiniere al nucleo investigativo di Udine. Finito il turno, decide con un collega di ritornare sul luogo del ritrovamento del corpo di Marina Lepre, in cerca di qualche elemento trascurato in mattinata. Sono le 19, ma è già buio. Sentono una voce in lontananza, ma non riescono a distinguere le parole. Seguono la voce, giungendo nei pressi di una chiesa poco distante, la chiesa di San Bernardo. Lì capiscono subito che non si tratta di un collega come pensavano inizialmente. È invece un uomo sulla sessantina, in evidente stato confusionale. Le braccia alzate al cielo, rivolte alla chiesa, chiede ripetutamente perdono per ciò che ha fatto. Lo identificano. Mille pensieri attraversano la mente dei due carabinieri. Dalle generalità scoprono che si tratta di un medico di Udine, un ginecologo per la precisione, e decidono di riaccompagnarlo a casa. È un uomo ad aprire la porta. Sostiene di essere il fratello del medico. È più giovane di lui. Ringrazia, scusandosi. Mio fratello non sta bene, è affetto da allucinazioni, dice. I carabinieri chiedono di entrare per poter dare un'occhiata. Ma il fratello, fattosi improvvisamente più duro, li allontana, in quanto sprovvisti di mandato. E i due carabinieri ritornano in caserma. Chi era quel medico? E perché chiedeva perdono a poco distanza dal luogo del ritrovamento del cadavere di Marina Lepre? Ci aspetteremmo a questo punto un'accelerazione alle indagini, una perquisizione, per esempio, o una verifica del suo alibi. Inspiegabilmente, invece, gli inquirenti non seguono questa pista. Il medico non verrà mai interrogato. Si crede, invece, che a Udine ci sia una volontà ben precisa, quella di ripulire le strade dalla prostituzione, un piano efferato in cui ad uccidere ci sarebbero più persone. Eppure Marina Lepre non era una prostituta, ma un'insegnante elementare. E così, mese dopo mese, le ricerche cadono nuovamente nel vuoto. Il killer, intanto, da quando il medico, l'unico potenziale sospettato, è stato attenzionato dai carabinieri, non colpisce più. E il caso di Marina Lepre viene archiviato. Come sappiamo, gli omicidi non cadono in prescrizione. È il 1994. Nel modus operandi di polizia e carabinieri sono cambiate molte cose. 5 anni dopo l'assassinio Lepre, il sostituto procuratore Carlo Bonocore ordina una nuova perizia, volta a fare finalmente chiarezza su quegli omicidi. 11 se ne contano, rimasti ancora senza un colpevole. Ad eseguirla è il nucleo anatomopatologo dell'epoca, composto dai medici legali Giorgio Bidoni e Carlo Moreschi. La perizia prende in esame tutti i fascicoli e i documenti rimasti nelle mani degli inquirenti. E per la prima volta un pattern comune emerge all'interno di quella scia di violenza. Almeno 4, forse 5, di quei feroci omicidi sono stati compiuti da un'unica mano. Quella che ha colpito più volte e che ha usato la stessa tecnica per questi delitti non è un'arma da taglio qualsiasi, ma un bisturi chirurgico. E il taglio a S rivenuto sul corpo di Marina Lepre è presente anche in altri casi. Non è un taglio qualsiasi. Si tratterebbe invece di una precisa tecnica medica utilizzata in passato per praticare il parto cesareo. Una lunga e precisa incisione che da sotto il petto prosegue fino al pube, evitando con grande cura l'ombelico. Oltre a Marina Lepre, nel 1989 a subire il macabro rituale, sono anche Maria Carla Bellone, nel 1980, Luana Gianporcaro, nel 1983, Aurelia Janusevich, nel 1985,
E secondo i due medici, le ferite subite dalla prima vittima, Irene Billetti, nel lontano 1971, sono compatibili con questo scenario. 4, forse 5 dunque, sarebbero le vittime accertate del serial killer. Il mostro di Udine esiste, davvero. Il dossier firmato da Moreschi e Vidoni rientra in un corposo fascicolo presentato nel 1996 presso il procuratore della Repubblica di Udine. Accanto a esso, una lunga serie di comparazioni tra tutto il materiale accumulato negli anni precedenti, nonché da pareri di psichiatri e psicologi. La conclusione sembra essere una sola. 5 delitti sono stati compiuti dalla stessa mano. Una mano esperta, capace di incidere con perizia e cura. Un medico, certo, ma anche un macellaio o un tappezziere. Un personaggio disturbato, lucido in molte ore della giornata, ma improvvisamente colto dalla necessità di uccidere. Alla base della sua follia omicida, sostiene il dossier, un conflitto mai risolto, una delusione traumatica. Le indagini vengono riaperte. Questa volta il solo individuo mai sospettato, il ginecologo, è finalmente sottoposto a indagine. La sua casa, in cui vive col fratello più giovane, viene perquisita. Tracce di sangue nella vasca. Viene sequestrato un set di utensili chirurgici, da cui sembrerebbe mancare proprio un bisturi. Abiti femminili nell'armadio, giustificati come appartenenti alla madre deceduta tempo addietro. Si scopre anche che il medico non aveva mai potuto esercitare la professione medica dati i propri disturbi mentali e che aveva svolto diversi lavori saltuari. In particolare uno, come cameriere, dal 1975 al 1978, che nasconde un retroscena inaspettato. Spesso, in chiusura, il ristorante registra una misteriosa sparizione di tovaglie. È il medico a sottrarle e una cameriera a scoprirlo. Una sera, incuriosita, decide di seguirlo. E lo trova così, per terra, la tovaglia spiegata in bella posta ai suoi piedi, con in mano un bisturi, e seguiva dei tagli sul tessuto come a simulare un'operazione chirurgica. Persino il telefono viene messo sotto controllo. Viene per esempio intercettata una conversazione tra il fratello e un'amica, in cui viene raccontata della difficoltà di trattenere dall'uscire il fratello più grande a causa della pioggia. Già, la pioggia. Ma cosa c'entra la pioggia, direte? Beh, piovose erano le giornate in cui erano stati commessi quasi tutti e 5 gli omicidi attribuiti al serial killer. Indizi evidenti ai nostri occhi, forse, ma che non costituiscono prove sufficienti di reato. E in assenza di nuovi crimini, e dunque di nuove piste, a ben 25 anni di distanza dal primo, il caso che sembrava giunto alla svolta decisiva, si trasforma in un cold case. Arriva l'archiviazione. Il mostro di Udine, ancora una volta, scompare tra la nebbia da cui colpiva indisturbato. Fedra Peruc, nel 2006, ha 26 anni. Una giovane donna che porta una ferita nel cuore. Molte persone hanno ormai dimenticato la storia del mostro di Udine. Non lei. È cresciuta con i nonni materni, perché uno spietato assassino le aveva sottratto la madre in tenera età. Fedra è la figlia di Marina Lepre. In ottobre decide di farsi coraggio e di aprire quella scatola, una scatola che era rimasta per troppo tempo sepolta sotto il dolore della perdita. La scatola è una comune scatola di cartone che le forze dell'ordine avevano consegnato ai familiari della madre un mese dopo la sua scomparsa.
contiene gli effetti personali della vittima, gli oggetti che erano stati rinvenuti sul cadavere ma non repertati.